Signora, mi dovrebbe dare un parere su una cosa. Cosa? Veloce, sono quasi in live. Ma secondo te, cosa ne pensi dei tizi che su Fortnite si mettono no skin soltanto per avere quel vantaggio psicologico nonostante abbiano speso una madonna di soldi per comprare tutte le skin, i pass, quello che ti pare? Sono delle teste di cazzo. Perché Ottimo. si è comprato un PC da gaming da 1200 euro e poi uso il portatile per fare gameplay. È vero? Esattamente quello che stavo cercando di dire in questo video. A posto. Salve. Buongiorno. Grazie, Pazox. Buona live. Capito il concetto? Amici miei, benvenuti in questo nuovo episodio del videogiocatore medio di Fortnite. Come potevo non parlare di questa categoria di persone che esiste da un bel po' di mesi e che un pochino ha stancato la community? Beh, diciamo che effettivamente Pazox non ha tutti i torti, sono un pochino idioti questi giocatori perché primo non dimostrano abilità e seconda cosa se hanno speso dei soldi, e sono sicuro che non ne hanno spesi pochi, stanno completamente buttando i propri acquisti. Ed è vero che ognuno può fare quello che vuole con i propri soldi, ma che spreco! Anche sul sottoscritto, a dir la verità, questo trucco psicologico ha avuto effetto perché queste persone che si fingono no skin o delle persone appena iscritte al gioco che non sanno giocare, vanno a far leva su quella sensazione dell'altro giocatore che dà per scontato che quel tizio che stanno per andare ad attaccare non sappia giocare, sia completamente spaesato, sprovveduto e quel che volete, insomma, qualunque cosa, l'ingenuità fatta giocatore, ma in realtà questi tizi sanno giocare, o meglio, hanno le conoscenze del gioco e giocano da mesi, o un anno, non si sa. Però effettivamente, se si ricorre a questo trucchetto, forse vorrà dire che non sanno più che inventasse. Non sanno più che inventasse per arrivare a fine partita e forse per vincere. E dico forse perché non è che poi uno a lungo andare si fa fregare 3-4 volte. Poi sai com'è, una volta che entri in partita e ti trovi tempestato dei no skin, vorrà dire che forse tutti stanno a fare la stessa cosa e uno non ci casca più e arriva al genocidio dei giocatori. Ma seriamente bisogna ricorrere a sti trucchetti per vincere? Non è semplice giocare a Fortnite perché effettivamente un minimo d'abilità, un minimo di pratica, un minimo di sbattimento ci vuole perché altrimenti non si migliora. Non ci stanno santi, se vuoi vincere devi migliorare e te lo dicono pure le persone affermate che giocano i tornei, che vincono i tornei, che fanno 1 miliardo di uccisioni ogni partita, che guadagnano i milioni, che più che pensare a vincere uno dovrebbe migliorare e poi la vittoria arriverà tranquillamente con molta più semplicità. No che te fingi in barbone quando per comprare tutte quelle skin hai venduto su eBay tu madre, la prova lampante che si preferisce fare il ratto piuttosto che mettersi lì a imparare e capire i propri errori o ammettere di non saper giocare e questa fa male. Ve lo sta dicendo una persona che non è quasi per niente competitiva nei videogiochi online, sono più da single player, e a cui poco importa in realtà di vincere o perdere, ma dinanzi a certi comportamenti, beh, non posso che trovarmi d'accordo con Pazox e con chiunque altro in realtà, con chiunque altro che in realtà vuole giocare bene, o meglio, correttamente. E poi ci sono altri tipi di giocatori che fanno la cosa opposta. Giocano da più tempo, hanno acquistato varie skin, tra cui le più rare, oppure che so, quelle irrecuperabili che fanno parte di qualche pass battaglia passato, tipo il famosissimo Cavaliere Nero, e credono che grazie a questo outfit raro, una persona sia così vissuta da essere per forza forte. Potrebbe essere. Ma perché dobbiamo dare per forza per scontato che una persona senza skin sia per forza scarso e una persona che ha il cavaliere nero sia per forza forte? L'abito non fa il monaco. Infatti io ho intenzione di fare i milioni con Fortnite, con le live stream in cui faccio piazza pulita di tutte le partite, aspettando la season 14, giocando con le skin della season 5. Magari con Ragnarok, che è la skin finale di quel pass battaglia, tutti mi temeranno, giocheranno male perché avranno paura. Li massacro e faccio i milioni. Sono proprio furbo. Non mi resta che aspettare i prossimi 24 mesi. E
E vabbè, ringrazio Pazzox per essersi sottoposto a questa chiamata improvvisa e totalmente inaspettata. Pensate se lo chiamavo mentre era in live. E vi invito ad attivare la campanellina, a commentare, a condividere il video e a leggere la descrizione dello stesso perché lì trovate i miei social. E detto questo, non posso che darvi appuntamento ad un prossimo episodio di questa serie, ma soprattutto ad un prossimo video.